grazie alla Santa di averci dato la possibilità di esprimere i nostri pensieri riguardo alle missioni del nostro amico consigliere Tommaso Iovi. Io diciamo che mi affaccio in politica come consigliere comunale, dunque da questo momento vi dico che veramente ho qualche perplessità, nel senso che qualunque giovane aspira ad una carica da consigliere comunale, io faccio politica dal 2002, sempre appartenendo al partito UDC, già sono stato consigliere del circo istituzionale dell'UDC. L'unica ragione che oggi mi fa entrare al Consiglio Comunale è che faccio parte di un gruppo molto forte che mi dà la possibilità e mi ha dato la possibilità di esprimermi sempre, stando sempre al loro fianco, tenendomi presente tutto quello che succede all'interno del Consiglio Comunale in prima persona, facendomi partecipare a tutti. Io, guardate, sarò molto breve perché dopo le parole che ha detto il consigliere Troiano, il consigliere Damaglia, il quale veramente anche loro mi stanno invogliando su questo cammino perché credono che i giovani devono andare avanti. Io in questo momento ho una doppia responsabilità, la mia e dei miei cittadini che mi hanno dato i loro consensi e quella dell'inventore politico Tommaso Iovi. Se la politica oggi prende un aspetto che sia per il bene della città e per allora mi avrò molto piacere di entrare a far parte di questa amministrazione, ma se ci saranno ancora condizioni che sappiamo tutti di quello che sta succedendo oggi all'interno di questo Consiglio Comunale, io non me ne perdo uno, prendo giorni di ferie di lavoro per seguire, per stare presente in prima persona, allora significa che io prima di entrare, vi dico la verità, a questo gioco non ci sono. La mia sicurezza è del gruppo forte e compatto che oggi Iovi, la Maglia, Troiano esisteva, esiste ancora, Villa Maino, gli stessi amici che ci seguono a tutti. Se esiste questo, io ci entro in punta di piedi, stando a sentire i loro consigli, facendo solo per il bene di questa città e noi il male che ne sta subendo molto. Grazie.